Fantamania per tutti ragazzi, siete sintonizzati con Mr. Rock e oggi andremo a vedere due mini easter egg all'interno di Classified. Il primo easter egg rappresenta quello che potete vedere nelle immagini, lo scudo, mentre il secondo easter egg è quello dell'area 51 dove troveremo il pack-a-punch. Iniziamo subito col primo, ovvero quello dello scudo. Entrando in questa stanza, dietro questo muro che adesso vi faccio vedere, questo qua a sinistra, oppure dietro uno di questi scaffali andremo a trovare il nostro primo pezzo dello scudo. Per trovare il secondo pezzo dovremmo andare in questo corridoio. In fondo a questo corridoio troverete l'ascensore che ci porta al piano inferiore, dove è situata la War Room. Una volta entrati nella War Room, scendiamo nella parte principale e dietro uno di questi scaffali possiamo trovare il secondo pezzo del nostro scudo. Il terzo pezzo lo troveremo sotto questa scritta DEFCON 1, o meglio, troveremo l'ascensore che ci porta a un ulteriore piano inferiore, almeno 3, che rappresenta i laboratori. Una volta arrivati ai laboratori, la prima cosa che dobbiamo fare è entrare in questa stanza per attivare la nostra energia e attivare a questo punto il teletrasporto. Seguendo questa linea troverete il primo pezzo. Se non lo trovate seguendo questa linea, che potete vedere che si è illuminata attivando la corrente, lo potete trovare su questo scaffale, oppure se andate nell'obitorio o la stanza operazione, non so bene cosa potrebbe essere, qua dietro questo muro potete trovare l'altro pezzo. Comunque ricordatevi che tutti i pezzi sono nella stessa stanza, situati nella stessa stanza. Tornando al piano superiore, troviamo, sempre dove abbiamo trovato il primo pezzo, il banco da lavoro. Costruiamo il nostro scudo ed ecco qua ragazzi, arrivata la magia. Questo scudo ci permette prima di tutto di sparare attraverso lo scudo in una maniera impressionante, come potete vedere dalle immagini. Comunque ci ripara e allo stesso tempo possiamo lanciare, scagliare i nemici da una parte all'altra della stanza. Adesso vediamo come si arriva in quest'area che potete vedere, l'area 51, e come si attiva, o meglio, come si trova il pack-a-punch. Allora, entriamo nella stanza della TV, sempre al piano terra, al primo piano che incontreremo. Dietro questo mobile, o comunque sempre all'interno della stessa stanza, sulle scrivanie, soprattutto dietro questa scrivania che vi faccio vedere adesso, possiamo trovare il primo pezzo per andare a modificare il teletrasporto. Dopodiché, dopo aver trovato questo pezzo, dobbiamo scendere ai laboratori. La prima cosa da fare è cercare il secondo pezzo o attivare la corrente, come volete voi. Comunque nell'obitorio o nella stanza operazioni possiamo trovare il secondo pezzo, o sotto questo scaffale, come potete vedere, o dentro questa stanza sopra questa sedia. Il secondo pezzo lo possiamo trovare all'interno della stanza dei maiali, se la possiamo definire. Guardatevi sempre sotto, qui si trova la seconda parte per questo secondo super easter egg. La terza parte che dobbiamo fare, ovviamente, se non l'avete già fatto, è attivare la corrente per il teletrasporto. Dopodiché possiamo trovare il nostro terzo e ultimo pezzo attivando gli interruttori DEFCON. Quello che vi consiglio io è iniziare nella parte superiore della War Room e girare in cerchio. Girando in cerchio noterete che troverete davanti, in questo caso qua scendiamo, troverete davanti tutti i DEFCON interessati. Qua siamo già a DEFCON 3, dobbiamo arrivare a DEFCON 5. Sempre girando andiamo nella stanza che vedete qua davanti e troviamo il nostro DEFCON 4 che diventerà DEFCON 5. Dopodiché torniamo nella sala principale della War Room e vedrete che il nostro teletrasporto è cambiato
e ci condurrà all'interno di una nuova stanza. Questa stanza è chiamata Panic Room, dove troveremo l'ultimo pezzo per cambiare il nostro teletrasporto. Andiamo al nostro banco da lavoro nei laboratori, che troviamo subito nella stanza sinistra usciti dall'ascensore. Costruiamo il nostro pezzo da cambiare al teletrasporto, lo prendiamo e torniamo nella war room. Nella war room andiamo a sostituire il pezzo nel teletrasporto principale, dopodiché, come vedete, si è spostato il nostro teletrasporto principale al centro della stanza. Ma cosa dovremmo fare? Perché ancora ci riconduce sempre nei laboratori o nella sala di sopra o nella war room. Dovremo attivare ancora nuovamente i DEFCOM fino ad arrivare a DEFCOM 5. Sempre a cerchio, ve lo ripeto, ve lo consiglio a cerchio perché è più facile da trovare. Quindi i primi due al piano superiore, il terzo subito dopo aver sceso le scale e il quarto lo troviamo all'interno della stanza adiacente alla war room. Dopodiché ritorniamo al nostro teletrasporto principale, come vedrete è cambiato nuovamente e guardate dove ci riconduce. Siamo esattamente davanti al nostro pack-a-punch, quindi potremo potenziare le nostre armi e come potete vedere qui siamo all'interno dell'area 51. Bene ragazzi, se vi è piaciuta questa guida per questi due mini easter egg in Classified, lasciate like, mi raccomando iscrivetevi al canale di Wagna e come sapete noi saremo sempre qua per essere un punto di riferimento per voi per la modalità zombie. Detto ciò, qui da Mr. Rock è tutto, ci vediamo a un prossimo video o guida. Ciao!